settimo podio in carriera per Luca Sofer, che ottiene il secondo posto nello sprint 10 km di Oslo. Davvero grande prova per l'Azzurra, che appunto ottiene il settimo podio in carriera grazie a 2-0 al poligono. Davvero una prova incoraggiante per Luca Sofer, anche in vista dell'inseguimento di domani. Quindi davvero bravissimo Lucas Hofer, davvero una prova incoraggiante per lui, soprattutto al poligono, ma anche sugli sci comunque ha dimostrato di sapere andare. Viene battuto soltanto dal padrone di casa, favoritissimo ovviamente, Johannes Buch, che anche oggi veramente è stato impeccabile. Ha battuto lui e il francese, che invece si piazza in terza posizione, davvero stratosferico. E anche oggi Johannes Buch, nonostante un errore al secondo poligono, ragazzi, ha dato 31 secondi a Hofer, il che dimostra veramente la superiorità incredibile da parte di Johannes Bo anche sugli sci, oltre che al poligono, veramente, perché praticamente lui, per partire alla pari con gli altri che arrivano sul podio, praticamente dovrebbe fare due errori sempre al poligono. Quindi appunto la dimostrazione dell'incredibile superiorità di Johannes Bo, soprattutto anche nei confronti di un Hofer che comunque non è che sia l'ultimo arrivato anche sugli sci. Quindi insomma davvero un'altra grande prova per Johannes Bo. Dopo i mondiali si aggiudica davvero ampiamente la generale, probabilmente anche la coppa di specialità di sprint. E dopo questa notizia proprio sprint, perché ragazzi la notizia dello sprint deve essere sprint, io ragazzi vi invito a lasciare tanti mi piace al video, a condividere questo video, oltre ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, e a lasciare appunto tanti mi piace, almeno una decina, dai ragazzi, se volete anche le gare di domani, sia maschili sia femminili, del biathlon di Oslo. E arrivederci ragazzi al prossimo video.